Oggi sono felicissimo per essere tornato alla vittoria, ne avevamo bisogno. Nonostante i risultati, credo che la mia squadra fosse abbastanza in crescita. Comunque, dopo la sosta abbiamo fatto delle buone partite, purtroppo sempre rovinate da episodi determinanti, però la squadra stava dando segnali di crescita, secondo me. Poi, quando non arrivano le vittorie, si è scorati, si è scontenti, però io ho sempre cercato di analizzarle in maniera abbastanza distaccata e secondo me la squadra stava facendo dei passi in avanti. Il modo di cambiare un po' modo di giocare è stato pensato anche per cercare di portare qualche uomo in più. Nelle partite scorse avevo due trequartisti dietro a Jacopo, oggi ho optato per un'altra soluzione avendo a disposizione Gelli. Però la squadra è in salute, la squadra aveva già dato segnali ottimi contro la Feralpi, contro la Triestina, contro squadre molto forti e oggi ne ha dato conferma. Ho fatto turnover perché abbiamo 5 partite una dietro l'altra e quindi c'è necessità di fare qualche cambio e chi ha giocato ha fatto benissimo. Insomma, c'era gente che da titolare forse ne ha fatta una, Dumbia, e ha fatto una partita straordinaria. Veramente bene, ma oggi è stata proprio tutta la squadra che è stata compatta, determinata. Di fronte avevamo una squadra forte, che è una realtà di questo campionato, e abbiamo giocato bene. Noi Avanzare in corsa. allenatori abbiamo un ruolo delicato, nel senso che dobbiamo scegliere 11 giocatori su una rosa di più di 20, quindi a volte qualche buon giocatore sta fuori perché ne gioca qualcun altro. Nella mia storia ho dimostrato di non chiudere le porte a nessuno. Il calcio è fatto di queste cose. Quando tocca a te devi farti trovare pronto. Le chiacchiere, l'essere presuntuosi, credere di essere meglio di quello che poi invece si fa in campo, con me non serve. Io valuto quello che vedo in settimana e soprattutto quello che vedo dentro le partite, perché è quella l'esame determinante. Ero sereno perché Dumbia da inizio anno è cresciuto tantissimo, nonostante non abbia giocato tanto, però è il primo anno che si allena con i grandi e quindi, come tutti i ragazzi della sua età, nel 2003, ha bisogno di acquisire esperienza, ha bisogno di acquisire fisicità, perché giocare con i grandi non è come giocare con i ragazzi. E quindi è cresciuto tanto. Oggi ho deciso anche un po' col turnover, ha fatto riposare Giorgione, ha fatto riposare Poletti. L'ho visto bene, onestamente. Ha avuto un periodo un po' così e così dopo le feste, adesso si è ripreso, l'ho visto benissimo in settimana e quindi l'ho fatto giocare con serenità e lui ha risposto alla grande. Questo è quello che cerca un allenatore. Poche chiacchiere e tanti fatti in campo.